Ciao ragazzi, una ricetta per il venerdì santo, il maritozzo, un omaggio a Roma e ovviamente agli amici romani. Non ditemi niente, l'ho un attimino semplificata per chi è a casa ovviamente. Vi vado ad elencare subito gli ingredienti. Abbiamo 50 g di latte, 8 g di lievito e 5 g di zucchero. Poi abbiamo 200 g di farina 00, 50 g di farina 0, 10 g di lievito, 40 g di zucchero, 10 g di miele, un uovo, 5 g di sale e 60 g di burro. Ovviamente vi scriverò poi sotto anche la ricetta se non riuscite a salvarvela nel video. Un piccolo trucco in questo momento dove tutti mi dicono non riesco a trovare il lievito di birra, come faccio a fare la tua ricetta? Allora ragazzi, se avete un panificio nelle vicinanze, andate tranquillamente a chiederglielo lì, perché io il lievito non lo prendo più al supermercato. Ho un panificio qui sotto, anzi ne ho due, vado da lui e mi faccio dare un pochettino di lievito. Loro lo usano tanto perché comunque sono in produzione, quindi andate tranquillamente da loro. Partiamo subito. La prima cosa da fare è un piccolo lievitino, riscaldando, intepidendo un pochettino il latte, aggiungete il lievito all'interno, in questo modo si scioglie, e lo zucchero. Questo è il nostro lievitino che lasciamo riposare nel frattempo che ci pesiamo gli altri ingredienti, che io ovviamente ho già pesato, quindi partiremo abbastanza velocemente. Il lievitino servirà a dare, diciamo, uno start più veloce all'impasto. Quindi cosa facciamo? Farina, ce l'abbiamo già qui. Magari apriamo un pochettino la farina. Quindi voi immaginate di avere già il lievitino che ha circa 10 minuti, 15 minuti, perché comunque un po' di tempo ci vuole per pesare. Aggiungete tranquillamente dentro il lievitino, che avrà fatto anche un po' di bollicine. Io il lievitino lo faccio così, senza farina, c'è anche chi lo fa con la farina. Questa è per semplificarvi un pochettino. Quindi con la forchetta lavorate un pochettino così e poi andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. L'altro lievito, lo zucchero. Vedete, adesso faccio con la forchetta. Poi abbiamo il miele. Ok. L'uovo. Ok. E poi andate a impastare ancora. Adesso spostiamolo. Ok, quando fate fatica a lavorare con la forchetta, magari aiutatevi anche con le mani. Io adesso faccio con la forchetta così non si attacca all'impasto sulle mani e non mi dà fastidio. Gli ingredienti che dovete tenere alla fine sono il burro e il sale. Questo perché il sale, se si avvicina troppo al lievito, rischia di fargli del male e quindi di non svilupparsi bene. Guardate, adesso a questo punto cosa faccio? Chiedo una mano alle mani, tolgo un attimino questo e impastate. Ah, guardate ragazzi, adesso ho lavorato, se fate un pochettino di fatica aggiungete pure un goccettino di latte, non c'è problema. Quando ottenete questa massa qui bella compatta, iniziate ad aggiungere il burro, che deve essere morbido, a pomata, e continuate a lavorare. In questo modo si assorbe il burro, man mano che aggiungete poi tutto il burro, ultimate con il sale e continuate a lavorare. Dovete ottenere un impasto molto liscio, va lavorato un pochettino. Poi ovvio, se a casa avete la planetaria, utilizzate la planetaria magari con l'uncino e avete meno fatica sicuramente. Quando la lavorerete tanto, adesso vi faccio vedere, io l'ho già preparata, otterrete ovviamente un impasto un pochettino più piccolo, per non fare poi scarto a casa, un impasto molto elastico, vedete? Ok, una volta che avete ottenuto l'impasto, fate una pallina e la lasciate lievitare in un contenitore con un canovaccio per circa un'oretta. Ragazzi, una volta che l'impasto più o meno sarà duplicato, vi fate delle palline, dei pezzettini da 70 grammi. Io faccio un maritozzo non grandissimo, anche lì divertitevi, volete fare un bel maritozzo, fate un pochettino più grande, anche più piccoli, sono bellini.
70 grammi fate con le mani, guardate, una pallina, io adesso li faccio piccoli. Una volta che avete fatto la vostra pallina, con le mani o schiacciate un pochettino e poi la lavorate nei lati, vedete? In questo modo ottenete una briochina, un leggero ovale, guardate, e fate lo stesso anche con l'altro, guardate, prima pallina, poi schiacciate un pochettino e la fate ovale. Non è difficile, l'importante è tirare l'impasto, così viene bella tesa, vedete? Allora ragazzi, nella placca vanno disposti leggermente vicino, quindi più o meno con una distanza di due dita, e poi li coprite sempre con la pellicola, con un cavaccio, e li lasciate lievitare finché non duplicano e otterrete questo. Vedete che bellini? Vi spiego perché devono essere così vicini. Perché il maritozzo, durante la cottura, per chi non lo sa, deve maritare, deve sposarsi con chi ha di fianco. Maritare vuol dire che si incontrerà col maritozzo di fianco e poi sarete voi a separarli e a dividere la vita di questi due maritozzi. Ed è un... ci sono tantissimi proverbi, tantissime storie su questo nome del maritozzo, ma questo qui mi è rimasto veramente impresso e lo faccio sempre. Cottura a 180 gradi per circa 8-10 minuti. Allora, c'è chi li spennella con un po' di tuorlo, c'è chi li spennella con un po' di tuorlo e latte. Io li lascio normali perché così non avete bisogno di avere altri ingredienti. Vi faccio vedere come risulterà, che li ho già preparati. Guardate, per me il maritozzo deve essere attaccato e maritare con quello di fianco. Poi vedete, li spezzate e quindi il maritozzo ha questa classica diciamo apertura qui, perché si è maritato con quello di fianco. Adesso andiamo a tagliarlo e lo facciamo con della panna semimontata con un po' di zucchero a velo. Prendete il vostro maritozzo, tagliate con un coltello, anche qui potete decidere se tagliarlo a metà, in obliquo. Io lo taglio dritto al centro, panna montata con un pochettino di zucchero a velo. Lo aprite leggermente, così, ci mettete la vostra panna. Ah, io non, a casa non lo liscio mai perché di solito lo liscio con la lingua, quindi mi piace anche avere anche un po' di panna tranquillamente fuori. Però il tocco finale è sicuramente una bella spolverata di zucchero a velo. Ragazzi, il maritozzo è servito e adesso me lo mangio. Buon maritozzo, eh? Se avete problemi, qualsiasi cosa, scrivetemi. Ciao ragazzi, buon venerdì santo e buona Pasqua e buona Pasquetta.